Eccomi qua, ciao, ben ritrovati. È da un pochino di tempo che non registro per impedimenti che non mi hanno portato a registrare. Vi avevo lasciato in qualche video dicendo vi farò vedere il mio shopping pazzo per quanto riguarda il Black Friday e non solo. E qualcosina vi ho fatto vedere, però ancora la maggior parte degli acquisti non li ho potuti filmare e oggi andrò a filmare soltanto quella parte relativa agli accessori, borse, scarpe, gioielli e cose varie, perché appunto avendo fatto uno shopping abbastanza sostanzioso vorrei fare più video, proprio perché sennò sarebbero troppo lunghi. E soprattutto troppo noioso. Quindi incomincerei subito a farvi vedere le cose che ho preso. Scusatemi se le luci sono un po' troppo calde, ma come al solito sto girando di sera. Il tempo non è bellissimo e purtroppo queste sono le luci. Però ecco, speriamo che riesca a farvi vedere bene quello che sto per mostrarvi. Allora, da qualche mese a questa parte sono andata in fissa con un brand che è Pinko. Diciamo che negli ultimi mesi, devo dire la verità, prima non è che non l'avessi preso in considerazione, ma diciamo non avevo niente di Pinko. Improvvisamente, come se avessi dovuto recuperare tutti gli anni persi. Quindi, allora, partiamo con il pacchettino più piccolino. E è, questo è... allora, dovete sapere che io ho due telefoni perché faccio due lavori, quindi uno è un telefono, il mio vecchio iPhone 11, che praticamente, che eccolo lì, che utilizzo soltanto per un lavoro. L'altro, che è il mio numero personale, che è dell'iPhone 14 Plus, che utilizzo per il lavoro, diciamo, che makeup artist, truccatrice, eccetera, eccetera. Quindi viaggio con due telefoni. È anche vero che io non, solitamente è difficile che io esca con due telefoni, però siccome il mio quello personale è abbastanza ingombrante, quando mi trovo a portare quelle borse più piccoline, non posso, cioè nella borsa fisicamente non mi entra il portafoglio. Quindi ho pensato di prendere questo di Pinko, che era da un pochino che lo stavo adocchiando e ancora non l'ho utilizzato proprio per cause che non sono uscita quasi mai, che è questo portacarte. Vedete il scompartimento, ecco, delle carte con la cenerina dove dentro poter mettere gli spicciolini, quello che uno vuole. Qua sono le portacarte con gli spicciolini oppure anche le semplici banconote. L'ho preso nero anche se c'erano altri colori, però gli altri colori sinceramente non mi sembravano adeguati all'utilizzo che dovevo fare. Il nero comunque, come si dice, va su tutto. Poi passiamo a un'altra cosa sempre di Pinko. In questo caso è una borsettina con dentro la sua dust bag. È una borsettina piccolina. Si apre e questo è il posto e come vedete, ecco, in questo caso il porta carte che ho preso in quel caso per questa borsa va proprio bene bene bene, perché almeno posso utilizzare la borsa piccola portando sia i soldi che altre cose senza appunto andare ad aggiungere il telefono. Un'altra borsa di Pinko, ecco, vedete come cambia la luce quando vi metto qualcosa di nero, come cambia la luce, è invece questa più grande, ecco, così,
qua ha uno spazio e qua due tasche. E devo dire, questa è un panna, un bianco sporco. Questa borsa ha un suo perché, in quanto l'ho comprata i primi di novembre, credo, o metà novembre, un autoregalo, dopo che il mese di ottobre avevo lavorato come una negra. In una settimana avevo fatto 50 ore di straordinario, quindi con i soldi dello straordinario mi sono fatta questo autoregalo, perché mi sembrava il minimo. Sempre rimanendo nell'ambito pinco, siccome ho sia la borsa nera che la borsa bianca, mi sono voluta comprare questi stivali, questi camperos medi, comunque, di sempre pinco, che ricordano, appunto, li posso indossare con la borsa chiara, ma appunto anche con la borsa nera che ho preso, infatti vedete, l'ho già utilizzati, e sono molto comodi. Ci metto anche due paia di calze perché sono un po' grandini, però almeno così ho anche le scarpe di pinco. Quando vi avevo detto all'inizio del video che ero entrata in fissazione per questo brand, come avete potuto constatare, è appunto così. Rimanendo sempre in ambito scarpe, ho preso queste sneaker su un sito. Questo su Privalia le ho prese, e sono di Prima Donna, che a volte porto anche al lavoro, perché al lavoro diciamo che ci è concesso adesso la divisa sempre nera, però hanno fatto uno strappo alla regola per quanto riguarda le scarpe. Le possiamo portare bianche, rigorosamente nere, ma anche con qualcosa di rosso, anche se queste, devo dire la verità, li metto poco perché sono molto rosse, però abbiamo il bianco, il nero e il rosso. Su Privalia, appunto, sul sito di Prima Donna, quando ci sono queste svendite particolari. Sempre su Privalia e sempre di Prima Donna ho preso sempre queste sneaker bianche e fucsia, perché sono molto belle, poi anche perché mi sono comprata un cappellino fucsia. Così nel caso posso tranquillamente fare l'abbinamento, perché chi non lo sa, io sono un amante del rosa, non di questo rosa cipre per intenderci, ma del rosa confetto o del rosa un pochino così, mi piace da morire, quindi vedendoli ho pensato proprio anche al cappellino, che secondo me ci va perfetto. Il cappellino in questione è lui, anche se non è lo stesso proprio rosa identico, però devo dire che è molto bello, già indossato e con i capelli sciolti lunghi che escono, devo dire che è veramente molto molto carino, mi sta bene. Questo poi, tra l'altro, l'avevo comprato un giorno in un negozio, in un outlet, quando avevo la coda, quindi non l'ho neanche provato. Sono andata così distinto sulla bellezza del colore, sperando che la forma mi stesse bene. E devo dire la verità, alla fine si è pagato 12 euro, quindi anche se non mi fosse stato benissimo, chi se ne frega. Mi piaceva molto il colore e appunto l'ho messo, più che messo l'ho comprato, ecco. Poi un altro autoregalo, vi avevo detto che in questi mesi stavo facendo un po' tanto shopping, ho bisogno un attimino di, diciamo, di gratificarmi, perché veramente quando vi dico che lavoro tanto non è perché voglio fare quella che si lamenta, anzi grazie che lavoro così tanto, però ho veramente pochissimissimo tempo per me, e quindi a volte mi faccio questi autoregali fondamentalmente perché ho bisogno, ecco, di gratificarmi. E un altro autoregalo è questo di gioiello di Raspini, che è un gioiello componibile che l'ho voluto comporre io, che è un bracciale a cerchio con questa moneta. Un bracciale molto bello, io ho scelto quello dalla maglia un pochino più grande, è bellissimo questo bracciale. Poi io penso che Raspini
faccio dei gioielli molto particolari, molto belli. E io questo brand già lo conosco. È cascato tutto, scusate. C'ha il cornetto, io lo porto sempre quando faccio la doccia, quando mi alleno, quando vado a camminare, quando dormo. Cioè, una volta messo non lo tolgo più, quindi è il top. Poi vi volevo far vedere questo anello qua, anzi così, che è a forma di cuore, abbinato a questo ciondolo, lo stesso. Ecco il, appunto, vi faccio vedere il cuoricino, la catenina con gli orecchini. E questo non è una cosa che ho comprato io, ma è un regalo del mio fidanzato che mi ha fatto appunto sotto il Black Friday, un giorno che eravamo andati in giro per centri commerciali a fare shopping pazzesco. E praticamente è un set di Pandora. Quindi all'interno della confezione c'era l'anello, c'era la catenina e c'erano gli orecchini. Poi, questo è un altro pezzo, insomma, lui, Tiffany, avete visto in qualche video, eccolo qui. Mi si è rovinato, non so se era una partita un po' difettosa di Tiffany, ma per quanto io l'avessi portato a rodiare, per quanto lo pulissi, per quanto comunque stessi attenta, quel bracciale nel corso degli anni veramente si era quasi ossidato. E il discorso è che quando lo mettevo me ne accorgevo tante quanto. Un giorno andando in farmacia e vedendo la farmacista che aveva questo bracciale, vedendo la differenza tra il suo e il mio, effettivamente lì ho capito quanto il mio fosse rovinato e quindi ho deciso di comprarlo perché è Tiffany comunque è un marchio che va sempre di moda, un marchio molto bello. Quindi andare a tenere un bracciale brutto, ossidato, che sembrava quasi un'imitazione, una cinesata, ho deciso di ricomprarlo, però questa volta con il cuore medio, anche perché se non erro, credo che quello col cuore grande grande non ci sia neanche più. E mi sono resa conto quanto i prezzi di Tiffany siano aumentati. Perché quando l'avevo preso io quel bracciale costava tipo, non arrivava neanche, penso che arrivasse intorno alle 380, una cosa del genere. Adesso costa 600 euro, quindi è una cosa veramente, è quasi come fare un investimento. Cioè, chi ha Tiffany nel corso degli anni sa che compra qualcosa che aumenterà comunque di valore. E veramente quando ho visto il prezzo sono rimasta un po' allibita, non mi ricordavo che costasse così tanto, però mi piaceva avere ecco, un gioiello che fosse effettivamente bello da vedere, perché se devo andare in giro con un bracciale autentico che mi ha fatto quel problema, no grazie. Tra l'altro non ho potuto neanche scrivere all'assistenza cose di questo genere perché erano ormai anni che ce l'avevo e avendolo portato in orificeria a farlo pulire, a farlo rodiare, insomma, mi avrebbero risposto due di picche perché il problema non si è presentato subito, ma si è presentato dopo un po' di tempo. Continuando sempre per quanto riguarda gli accessori. Indovinate se riuscite a capire che il prossimo acquisto che ho fatto? Lo zainetto di Borbonese. Eccoci qua. Questo zainetto non era nei miei programmi prenderlo, devo dire la verità. L'ho preso soltanto con uno scopo. Quando lavoravo a Rimini e a volte mi portavo la busta, la borsa più che la busta, la borsa del pranzo con comunque lo spazzolino per lavarsi i denti, l'acqua, eccetera, eccetera, avevo bisogno di uno zaino. Ho comprato vari zaini al mercato, ma quelli dopo qualche utilizzo si rompevano totalmente. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso di fare un investimento anche in questo caso su un prodotto più buono e ho comprato questo zaino appunto di Borbonese, che poi Borbonese è sempre una qualità,
molto semplice, però ecco, io con questo zaino lo sto sfruttando tantissimo, perché adesso che non lavoro quasi più a Rimini, ma ci vado talmente poco, però questo adesso anche lavorando senza dover prendere il treno, io lo adopero, e lo adopero anche quando devo andare a fare spesa, così almeno ho le mani libere ogni volta, non devo stare lì a scatabellare nella borsa. Insieme allo zainetto ho preso anche cosa? Il portafoglio. Questo è il portafoglio, quei classici portafogli così a soffietto che mi piacciono tanto. C'è ancora, si intravede l'abbonamento del treno lì per Rimini. Lui, che a me questi portafogli piacciono tanto perché veramente uno ci può mettere tantissime cose e comunque ecco, lo spessore è così. Devo dire che, e poi comunque Borbonese è sempre un marchio comunque secondo me di eleganza, bellissimo. E insieme allo zainetto e al portafoglio, sempre Borbonese, ma in questo caso cosa? Gli occhiali da sole, questi qua, che sono bellissimi con questa rifinitura qua, proprio che riprende... Proprio, ecco, vedete, riprende lo stile borbonese, e questi sono gli occhiali che a me piacciono tantissimo perché fanno molto elegante, sono belli, sono comodi. Ho cambiato un po', diciamo, il mio modo di vedere gli occhiali da sole, perché io ho tantissimi occhiali da sole, però mi rendevo conto che ultimamente con tutti questi siti Shein, Temu, Amazon e compagnia varia, io magari mi rendevo conto che avevo la casa invasa da occhiali da sole pagati 1 euro, 2 euro, 3 euro al massimo. Alla fine invece, facendo una riflessione, ho gli occhi delicati, è stupido andare magari a risparmiare su degli occhiali da sole, anche se sono bellissimi quelli che si trovano da Shein. Cioè, a volte da Shein veramente si trovano delle cose molto belle, molto particolari. E quando uno le indossa, tanti magari mi rendo conto che mi dicono: ah, ma dove l'hai preso quella cosa? Ah, ma dove l'hai preso quell'altra cosa? Perché veramente sono bellissimi. Però per quanto riguarda alcune parti del corpo, in questo caso come gli occhi, che per quanto mi riguarda sono molto delicati, avendo gli occhi chiari, ho spesso la congiuntivite, mi dà fastidio molto spesso la luce, eccetera eccetera, io diciamo che la maggior parte della giornata la passo con gli occhiali da sole, anche quando il tempo non è bellissimo, proprio perché ho bisogno di riparare gli occhi dalla luce. Quindi mi sono detta: aspetta un attimo, andiamo a fare un investimento per quanto riguarda gli occhiali da sole, perché magari sì, porto occhiali da sole esteticamente molto belli, però forse è il caso che incominciamo a proteggere, anche se io a casa ho degli occhiali di Chanel, degli occhiali di Michael Kors che ancora sono nuovissimi, due paio di occhiali di Gucci, un paio di occhiali di Tiffany, io non so perché ultimamente mi ero fissata con quelli di Shein. Non mi domandate il perché, però ho comprato una marea di occhiali di Shein da sole. E a proposito di Shein, ultimamente ho fatto una scoperta molto interessante che in tutto questo periodo, forse in questi anni, io non l'avevo mai visto. E quando l'ho vista, l'ho dovuta prendere, ragazzi miei, ma non perché sono una spendacciona, perché se poi andiamo a vedere il costo, veramente è una cosa stupidissima. Però questa era una borsa che io ci andavo dietro da abbastanza tempo, forse sarà due anni, e ogni volta stavo per prenderla, poi no, non la prendevo, la volevo prendere, poi non la prendevo, perché fondamentalmente nasce come borsa da mare, infatti adesso la faccio vedere, ma poi ritornerà nella dust bag con la quale appunto mi è arrivata. Però sta diventando una potenza, cioè guardate qui, cioè una imitazione come colore, come grandezza, oserei dire quasi perfetta di Saint Barth. L'unica cosa che non ha la cerniera come chiusura, come quelle originali, però voglio dire, per 7,50 euro.
c'è in tutti i colori. E la cosa strana è che non capisco se è una new entry, perché io su Shein non l'ho mai vista, non l'ho neanche cercata, ma mi è capitata così nella bacheca, appunto con tutti gli articoli di Shein. Quindi mi sono detta, no, aspetta un attimo, questa la dobbiamo prendere e l'ho presa e questa andrà sicuramente indossata ormai in primavera, perché ecco, io non andrò al mare, io non sono un amante del mare assolutamente, però, cioè, considerando che ci sto dietro a questa borsa da 2 anni, l'ho dovuta prendere assolutamente. Detto ciò, io al momento, per quanto riguarda gli accessori, credo di aver finito, terminato, credo. Tutto credo di aver terminato. Ho preso qualche orecchino su Shein, ma niente di eclatante perché 1 euro, 1,50 euro, quindi non ve lo sto neanche facendo vedere. Poi c'è tutta la parte abbigliamento, che anche lì ho dato abbastanza. La parte arredamento casa, che lì invece pensavo di fare una cosa un pochino più elaborata, perché lì va proprio studiata, magari lo farò, non lo so se lo farò adesso, oppure finito il periodo natalizio, perché adesso comunque ci sono anche le decorazioni di Natale, però anche lì ho fatto abbastanza shopping. Però intanto vi saluto, spero di avervi fatto compagnia. Qualsiasi informazione scrivetemi e vi mando un bacione. Ciao!